Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video e oggi parleremo della scelta delle fonti alimentari, quindi compareremo quello che è l'If It Fit Your Macros e tutte un po' le tendenze a avere una certa libertà nella scelta delle fonti a un regime un po' più strict da questo punto di vista. Darò il mio punto di vista in merito. Avete visto che ho iniziato adesso una fase di cut, ho condiviso su Instagram un post dove ho spiegato più o meno come mi sto comportando a livello alimentare e logicamente la scelta delle fonti è un punto nevralgico di tutta la strategia che stiamo utilizzando, soprattutto perché da un punto di vista di alimentazione mi sta seguendo Giorgia. Quindi darò il mio punto di vista in merito e come al solito scrivete qua sotto il vostro, così imposteremo il confronto cui tanto teniamo. Quindi partiamo col cercare di analizzare perché una certa scelta delle fonti alimentari, quindi non mangiare semplicemente per riempire macros target di MyFitnessPal, è assolutamente importante per la carriera, la longevità e i nostri risultati come atleti. Allora, il primo punto è che logicamente non esistono solo i macros, nel senso che quando andiamo a mangiare un alimento non ci interessano solo quelli che sono i macronutrienti ma un sacco di altri alimenti. Si dice che attualmente c'è una sovralimentazione in termini di macros e una sottoalimentazione in termini di micronutrienti, quindi logicamente se andiamo a scegliere degli alimenti che sono molto poveri di micronutrienti avremo un deficit da questo punto di vista, deficit che in molti casi può essere tranquillamente riempito da un punto di vista di integrazione. Quindi si pensi semplicemente alle vitamine, purtroppo se facciamo la spesa al supermercato non possiamo contare sull'apporto vitaminico di quel che prendiamo perché è molto molto scarso per i metodi di coltura attuali, però logicamente non possiamo neanche andare a coprire tutto da un punto di vista di integrazione e quindi la scelta di determinati alimenti è fondamentale da questo punto di vista. Ma non si parla in realtà soltanto di microelementi, quindi generalmente di vitamine e minerali, si parla anche in questo caso di quello che compone i macronutrienti, perché se parlo di proteine in realtà sto parlando di amminoacidi, quindi catene amminoacidiche, se parlo di grassi in realtà sto parlando di acidi grassi, se parlo di carboidrati in realtà parlo di saccaridi, quindi logicamente 100 grammi di proteine non sono 100 grammi della stessa cosa se le prendo dal pisello piuttosto che dalla patata, piuttosto che dalla carne, piuttosto che dal soia e via discorrendo. Quindi logicamente l'apporto di amminoacidi essenziali è importante. E ovviamente per quanto riguarda le proteine dobbiamo assicurarci un corretto apporto degli amminoacidi essenziali, quindi andare a ragionare su quello che è il pool degli amminoacidi che ci servono e non andare ad avere determinate carenze, quindi neanche scegliere sempre la stessa fonte, magari mangiare soltanto proteine in polvere perché sono la fonte più nobile in assoluto. Per quanto riguarda i grassi si parla di grassi saturi, insaturi, poi monoinsaturi, poliinsaturi eccetera. Anche questa è una classificazione abbastanza generica perché tutte le proprietà sia benefiche che dannose degli acidi grassi e dei grassi in generale che andiamo ad assumere dipendono dall'acido grasso di per sé, quindi per esempio non tutti gli acidi grassi saturi sono dannosi, uno che per esempio è dannoso è l'acido laurico, quindi che va a impattare negativamente sul profilo ematico a livello di lipidi, quindi colesterolemia e trigliceridi. Quindi che cosa succede? Che questo è il motivo per cui l'olio di palma è stato anche rivisto e salvato ultimamente e viene condannato invece magari l'olio di colza da questo punto di vista. Non tutti gli acidi grassi saturi sono dannosi, stessa cosa per le uova, contenuto di colesterolo, insomma ci sono un sacco di elementi realmente da considerare quando andiamo a impostare un piano di alimentazione. Quindi basarsi soltanto sui macronutrienti da questo punto di vista è dannoso. Passiamo al secondo aspetto, che è quello che più ci preme in assoluto, che è quello della salute gastrointestinale. Ora, in fasi di deficit, che è quello il mio caso attualmente, logicamente l'aspetto gastrointestinale viene messo a dura prova. Perché? Perché c'è uno stretto collegamento tra quello che è il sistema nervoso centrale e l'intestino, quindi il famoso asse intestino-cervello, e logicamente nel momento in cui io sono in crisi da un punto di vista del sistema nervoso centrale, perché sto in cut, ho tanto stress che si aggiunge, sto in una fase di deficit di alimentazione, verosimilmente anche il sistema immunitario viene messo in crisi, ecco, la salute gastrointestinale inizia a diventare cagionevole, ma soprattutto una problematica gastrointestinale avrà un effetto molto più ampio, come se avessimo tante piccole dinamite, ordigni esplosi in tutto il corpo e appena logicamente c'è una scintilla tutto quanto salta per aria. Quindi curare l'aspetto gastrointestinale è molto importante, ma questo è anche e forse anche più vero in bulk. In fase di bulk, in cui logicamente in molti casi dobbiamo andare ad assumere tante calorie, ecco, logicamente curare come queste calorie vengono introdotte e immagazzinate nel nostro corpo, nel nostro organismo, è di vitale importanza. E questo ci porta al terzo punto, che è quello della digestione. Ecco, la digestione
che senso ha andare a mangiare cose che realmente non andiamo ad assimilare? Ecco, questo è molto importante. La prima cosa che dovete assicurarvi quando andate a impostare il vostro piano di alimentazione è che tutto quello che mangiate venga assimilato e digerito in maniera corretta. Quindi la digestione è una cosa importantissima. Ne ha parlato poi recentemente in due splendidi seminari fatti qui in Italia, Nilil Yoda, seminari offerti dalla Yamamoto, che sono stati brillanti, e lui ci ha parlato di come con tutti i suoi atleti va a impostare un piano di integrazione, o comunque un piano di routine giornaliera, per migliorare e massimizzare tutti i processi di gestione. Quindi al mattino preparare il sistema gastrointestinale a digerire tutto quel che arriverà dopo. E questo è importante perché se non assimiliamo correttamente, o meglio, se non gestiamo correttamente quello che andiamo a mangiare, in realtà l'effetto non è quello che potreste pensare voi, ok? Non assimilo tutto quanto, quindi poi alla fine comunque c'è, cioè, meno male, un bilanciamento energetico, al massimo mangio un po' di più. No, in realtà il quadro è un po' più catastrofico, se vogliamo, nel senso che se non andiamo a gestire tutto quello che mangiamo, tutti questi macronutrienti che vengono inseriti nel nostro corpo iniziano a girare in tondo, vanno a creare danni, ok? Quindi c'è in realtà un effetto di accumulo di ATP e nel lungo periodo anche un effetto di peggioramento della sensibilità insulinica. Quindi sostanzialmente dobbiamo essere e assicurarci che tutto quello che ingeriamo venga digerito bene, perché una buona digestione vuol dire anche una buona assimilazione, una buona assimilazione vuol dire anche una buona gestione di quel che mangiamo. E vedrete che, e questa è una cosa su cui stiamo lavorando tantissimo sui nostri atleti, le calorie che verranno richieste in fase di bulk saranno molto molto più basse se la digestione è ottimale, e allo stesso tempo ci sarà un maggior guadagno di massa magra, un minor guadagno di massa adiposa che normalmente in fase di bulk avviene. Quindi sostanzialmente il lean bulk, se vogliamo, parte da una buona e corretta digestione. E l'ultimo punto assolutamente importante per cui dobbiamo dare cura importanza alla scelta delle fonti è quello di longevità sul lungo periodo. Quindi sostanzialmente la nostra salute personale, che soprattutto tra noi giovani viene messa in secondo piano perché ci sentiamo un po' immortali, se vogliamo, è assolutamente sbagliato metterla in secondo piano, nel senso che dobbiamo ragionare sempre sulla longevità nel lungo periodo. Quindi tutti quelli che sono degli input negativi che noi rischiamo di dare sin da adesso in maniera ripetuta al nostro corpo poi esploderanno successivamente. Logicamente questo va a rallentare un po' tutti i nostri risultati, perché c'è anche questa componente: se quello che mi interessa soltanto essere grossi e tirati, i risultati rallentano se il sistema non è ottimale, perché l'ipertrofia è una forzatura che noi facciamo al nostro corpo, e logicamente il nostro corpo accetta di farla soltanto se è tutto a posto, tutto in regola, ci si può dedicare. Quindi sono tanti piccoli input negativi che diamo se scegliamo in malo modo le fonti, però soprattutto la cosa più importante è che sono cose che esplodono successivamente e che creano degli squilibri importanti. Pensiamo alla colesterolemia, pensiamo a trigliceridi, transaminasi, ma anche squilibri ormonali a livello di cortisolemia e via discorrendo. Quindi tutte queste sono cose molto importanti che dobbiamo cercare di curare nel lungo periodo. Ok, quindi cerchiamo di capire come curare questa scelta delle fonti, perché non voglio che passi il messaggio che bisogna essere invasati o comunque fissati con la scelta delle fonti e mangiare tre cose in croce, sempre quelle, sempre ripetute nel tempo e non sgarrare mai. Assolutamente no. Comunque in primis dobbiamo vivere, ci deve essere una serenità mentale, perché se poi ci chiudiamo in stereotipi o alimentazioni troppo strette, logicamente non c'è più un discorso di salute, perché perdiamo, magari guadagniamo qualcosa in termini di salute fisica, però perdiamo tantissimo in termini di salute mentale e serenità in generale. Quindi questo non vuole essere il messaggio di questo episodio. Quindi realmente come attuarla? Ecco, vi riporto quello che secondo me è uno sweet point, quindi un metodo con cui potete affrontare il vostro approccio all'alimentazione e questo sport come atleti. Allora, generalmente il punto è di curare grosso modo la scelta delle fonti, innanzitutto avendo una buona varietà delle fonti, quindi non soltanto degli alimenti in croce. Esempio, carboidrati, fonti che personalmente adoro sono le patate dolci, ottime fonti, davvero molto ricche in termini di micronutrienti, il riso sicuramente, l'avena anche se non in grandi quantità, perché non dovete rischiare di abbondare con le fibre. Un altro consiglio che logicamente do è quello di evitare troppo glutine. Ora, non siete celiaci, va bene, non siete intolleranti al glutine, va benissimo, però ci sono comunque delle sensibilità non celiache che vengono poi, peraltro potete rivedere facendo l'analisi ematica, quindi l'analisi del sangue e della zonulina, che può essere un buon indicatore di queste sensibilità che si chiamano glutine. Comunque il glutine è bene o male una proteina proinfiammatoria, quindi non esagerate col glutine, e tutto quello che fate da un punto di vista di carboidrati, di scelta delle fonti di carboidrati, sperimentate
Testatelo e vedete se vi danno problematiche a livello digestivo o meno. Se iniziate ad avere delle problematiche a livello di stipsi, meteorismo, irregolarità intestinale, eccetera, allora magari rivedete le vostre fonti di carboidrati e, come vedremo, tutte le altre fonti alimentari. Ok, secondo punto, i grassi, ora le fonti più classiche, la frutta secca, ma anche in questo caso non esagerate con la frutta secca, perché nel lungo periodo abbottarvi di burro d'arachidi può far insorgere delle intolleranze o delle sensibilità allo stesso. Buona fonte di grassi, ovviamente in primis, l'olio extravergine di oliva. L'avocado, anche questa è una buona fonte. Le uova sono un'ottima fonte di grassi, ok? Contengono colesterolo, l'abbiamo già detto, non è tanto il colesterolo che introduciamo con l'alimentazione, ma quella che viene prodotta al nostro corpo, che va a impattare negativamente il nostro profilo ematico. Quindi, banalmente, se siamo funzionanti, se siamo in fisiologia, anche se introduciamo del colesterolo dall'alimentazione, poi il nostro corpo ne produce semplicemente di meno, quindi non dobbiamo assolutamente preoccuparci. In realtà il profilo lipidico delle uova è veramente veramente ottimo, quindi è un'ottima fonte di grassi, ovviamente parlo del tuorlo. Le uova, mi raccomando, da allevamento all'aperto, non semplicemente all'aperto, ma da galline che si muovono il più possibile. Ora, non lo troverete mai al supermercato, difficilmente lo troverete in giro, perché normalmente quello che fanno gli allevamenti è avere delle batterie di uova che vanno a dare in giro e magari stanno senza tetto, quindi scrivono all'aperto, oppure hanno una sezione di galline free range che scorrazzano felici, però poi le uova che vanno a destinare al mercato sono altre. Quindi realmente l'unico consiglio che vi posso dare a questo punto di vista è di conoscere veramente l'allevamento e di cercare di andare in campagna o allevamenti in cui state sicuri che le uova sono di buona qualità. Quindi questo come discorso per quanto riguarda le uova. E altro punto importante per quanto riguarda la scelta di grassi sono ovviamente quelli derivanti dal pesce e dalla carne. Ora, mi raccomando, il pesce pescato selvaggio e la carne grass fed, questo è un punto molto molto importante. Avete visto che noi abbiamo instaurato questa collaborazione con Grass Fed Italia, perché è una piattaforma che qua in Italia si occupa del mercato del grass fed direttamente dall'Irlanda, ed è veramente veramente pazzesco e super super comodo. Non c'è bisogno di abbondare di carne, però quella che andate ad introdurre dovrebbe essere di ottima qualità. Ora, senza entrare troppo nei dettagli, perché ho già fatto il video sul grass fed, però ragionate semplicemente sul fatto che tutti gli elementi tossici del nostro corpo vengono immagazzinati a livello del tessuto adiposo, quindi ovviamente quando scegliete tutti i tagli di pesce o di carne che sono più grassi dovete essere sicuri della provenienza, e da questo punto di vista il grass fed è un'ottima, veramente ottima fonte di grassi alimentari. Parlando poi delle proteine, di nuovo pesce o carne grass fed, rispettivamente meglio selvaggio e grass fed, ottima come fonte proteica logicamente anche le carni bianche. Anche in questo caso il mio consiglio è quello di conoscere l'allevamento, quindi non prendere il pollo del supermercato se potete, logicamente, ma non voglio che siate troppo maniacali da questo punto di vista, perché pure noi ci troviamo ogni tanto a prenderlo al supermercato. Altra fonte interessante è l'albume, stesso discorso che vale per le galline, e logicamente le proteine in polvere che siano di buona qualità, e sicuramente non dovete abbottarvi, perché logicamente se sono aromatizzate ci sono degli edulcoranti, ci sono degli elementi e degli altri agenti, però in generale sono un'ottima fonte proteica. Altra fonte, se vogliamo, che potete utilizzare sia come proteine che come grasso sono i formaggi. Anche in questo caso, se trovate formaggi provenienti da animali che mangiano erba, quindi di nuovo formaggi grass fed, questa è un'ottima soluzione. Detto questo, l'ultimo punto riguarda i cheat. Ora non voglio entrare nel discorso del bilancio calorico del cheat, però noi personalmente ci concediamo uno o due cheat settimanali senza problemi. Attualmente, stando in cat, soltanto un cheat settimanale, e in cui mangiamo una pizza, mangiamo un hamburger, andiamo fuori, semplicemente ci godiamo lo sgarro, non semplicemente lo sgarro alimentare, ma lo sgarro dalla quotidianità. Quindi ovviamente il focus non deve essere solo sul mangiare cose diverse, ma deve essere un po' sul godersi la serata, e questo secondo me è un punto molto importante che dovete sempre tenere in considerazione. Quindi non privatevi mai di questi cheat, non privatevi mai di una certa libertà alimentare, perché se curate comunque il grosso della vostra settimana da questo punto di vista, non è un singolo pasto, non è un singolo sgarro, due sgarri settimanali che vanno a distruggere tutto il lavoro che avete fatto. Quindi questo è tutto, io vi invito a scrivere qua sotto tutti i vostri punti di vista in merito, ovviamente vi invito a scrivervi qua sotto sul nostro canale YouTube e seguirci soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi. Quindi detto questo, ci vediamo al prossimo episodio.